Sono usciti diversi studi che hanno affermato che in effetti l'utilizzo di internet, soprattutto oggi come oggi, sta diventando un po' nocivo. Io me ne accorgo sulla mia persona, è come se mi sento tipo alienata, non so se è una cosa in cui vi ritrovate pure voi. E, il consiglio che do è, se possibile, iniziare piano piano a ridurre, perché in effetti, mi sono accorta, non so se ci avete fatto caso, che per ogni cosa, c'è un'esagerazione. E, questo è un po' un sistema che mettono in atto appositamente per creare dipendenza, quindi l'utilizzo di molti colori, molte scritte, addirittura ci sono sti short che, ci avete fatto caso, praticamente non solo c'è la persona che parla, ma oltre che a quello che dice, sotto ci sono tutte le parole che dice, quindi ricalcate, che se ci pensate non ci sarebbe bisogno nella normalità una roba del genere, cioè non è una cosa normale, però è strana sta cosa, ci sono tutte le scritte ricalcate in vari colori, ogni cosa che la persona dice, ci sono queste scritte sotto che continuano a comparire. Io diffiderei da tutte queste situazioni che poco hanno a che fare con la naturalezza e le cose, insomma, l'approccio che dovremmo avere con la vita. Un po' più semplice probabilmente. Il nostro cervello non è predisposto per questa situazione. Oppure, non so se ci avete fatto caso, ci sono certe persone che mentre fanno i video utilizzano una lampada. Mi ci ho fatto caso perché vedo che è sempre lo stesso tipo di lampada. Utilizzano questa lampada lunga e stretta, che fa luce, e in effetti a livello logico non ha senso neanche questa cosa, che mentre parlano loro tengono con la mano questa lampada sotto che fa luce. Anche questo a me mi puzza un po', cioè probabilmente sono delle tecniche per coinvolgere, per far attivare la concentrazione. Non so se vogliono provare a ipnotizzarci. Comunque, con me, proprio non hanno ottenuto quello che desideravano, perché il risultato è stato che me ne sono accorta e infatti indietreggerò molto saggiamente. Oltre che diffondere il concetto a più persone possibili. Però sì, in effetti sembra proprio che uno voglia ipnotizzare o voglia catturare l'utente e portarlo in questo mondo di video infiniti. Allora, diamoci un attimo una regolata. Io personalmente, non dico che eliminerò internet dalla faccia della terra, perché comunque oggi come oggi in effetti non è una cosa possibile da fare, perché tutto anche le informazioni passano da lì. Però farò molta attenzione ai contenuti che guardo e specialmente metterò molte pause, e laddove potrò cercherò anche di tagliare la tempistica. Ci sono anche metodi per mettere in bianco e nero lo schermo del cellulare per non farsi troppo invadere. Questa è una cosa a vostra scelta, cioè io per un periodo l'ho fatto, però in effetti poi facevo fatica a fare certe cose, perché a volte i colori in effetti aiutano ad orientarsi, quindi poi l'ho tolto. Però comunque, attenzione a queste dinamiche strane che si sono inventati in quest'ultima epoca. Perché a me sinceramente sanno di tutto tranne che di naturalezza e di tempistiche cerebrali che dovrebbero avere tutti, neurotipici e non neurotipici. Tra l'altro, non è una cosa che sto dicendo io così a cazzo di cane, ma è una cosa che è stata proprio studiata ed è una cosa per far salire i livelli della dopamina, perché sapete che quando si guardano dei contenuti interessanti o che attirano l'attenzione, praticamente c'è un lavoro sulla dopamina, che è come se si alza questa dopamina. E quindi uno è interessato, no, a quella foga di guardare, di continuare a guardare. Quello è un po' un meccanismo per poi portarti dentro a questo inferno in cui tu hai bisogno di continuare a guardare questi contenuti. Tra l'altro è anche molto rischioso,
È anche molto rischioso, cioè questi che fanno i video se ne fottono altamente di queste meccaniche, o forse addirittura le conoscono e le utilizzano apposta per creare delle problematiche che a loro ben poco importerà, perché importerà soltanto di avere visualizzazioni, molto probabilmente. Ma ad ogni modo, questo è molto rischioso proprio a livello mentale, perché noi abbiamo una riserva di dopamina nel momento in cui c'è sovrastimolazione, che non è una cosa naturale che dovremmo avere tutti i giorni in questo modo. La dopamina cresce, 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 e noi abbiamo bisogno poi la prossima volta di rimanere attaccati ancora di più, proprio come se fosse una droga. Questo è molto, è molto brutta questa cosa, se ci pensate. Quindi, senza considerare che le persone facendo così si disabituano delle dinamiche invece delle tempistiche reali della vita, e quindi vogliono rimanere attaccati a quel mondo piuttosto che alla vita. Proprio perché le dinamiche della vita non sono come le dinamiche costruite appositamente e meticolosamente dalle persone che fanno video in questa maniera, e quindi è ovvio che saranno meno appetibili. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che in realtà porterà ad altri e più seri problemi, quali ad esempio distacco dalla realtà e dissociazione. E questo non è per niente da prendere sotto gamba. Io sinceramente faccio un passetto indietro e tengo alla mia mente e mi proteggo. Voi vedete cosa volete fare. E con queste perle di saggezza vi lascio e vado a mangiare. Buona serata! Ah, dimenticavo, se oramai siete dentro a questo tipo di sistema e dite: cavolo, allora è troppo tardi per me. No, in realtà non è troppo tardi, l'importante è sapere come funziona. A questo punto che lo sappiamo, facciamo un passetto indietro e iniziamo a tagliare e a proteggerci maggiormente. Con un occhio di riguardo, adesso perché abbiamo imparato, a tutti questi video, a tutti questi sistemi strani, luci, scritte, sembra di andare in discoteca. E anche attenzione a tutti quelli che fanno tutti questi discorsi ripetitivi, che non si capisce cosa vogliono dire, visto che stanno continuando a dire la stessa cosa da 300 ore. Ovviamente non va bene, perché anche quello io lo vedo un po' un simile lavaggio del cervello, non c'è bisogno che continui a ripetermi le cose, mica sono scema. Però ovviamente dal vivo non lo farebbero, perché si prenderebbero una testata, ma dietro al video giustamente possono fare quello che vogliono, giusto? Molto semplicemente noi dobbiamo diventare più forti e più intelligenti del sistema stesso, quindi capire come funziona. Dopo che abbiamo capito come funziona, iniziare a diminuire e iniziare a creare proprio dei punti vuoti nella giornata, in modo che il livello di dopamina inizi a regolarsi, e continuare a fare questa pratica per mesi, mesi e mesi, perché chissà a che livelli siamo arrivati qua con tutta sta merda. E poi, quando inizieremo ad accorgerci che stiamo meglio, perché in effetti io mi sono accorta, utilizzando un pochino meno internet, che ci sono dei benefici, mi sento un po' più agganciata alla realtà. A quel punto, continuare a utilizzarlo, perché come ho detto, non è che possiamo mandare tutto a cagare, però con molta, molta intelligenza e molto occhio critico. Ciao!